gentili telespettatori protagonisti in occasione del Fashion Party che rievoca l'epoca rinascimentale organizzato dall'Accademia della Moda di Napoli. Con estremo piacere incrocio e rincontro l'attrice, regista, produttrice soprattutto, lei è Marta Bifano. Ciao innanzitutto, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Però Marta, ci incontriamo in questa epoca che un po' trapassa il passato con il futuro, no? Il Rinascimento è rivisitato con questo tocco di classe, ma anche estemporanea e moderna, grazie all'Accademia della Moda, no? Ne stiamo vedendo i capi più salienti. Il tuo pensiero, che tipo di scelta apparentemente poteva sembrare ardita, estremamente eclettica, ma che io sposo in maniera propria? La cosa che mi piace moltissimo è questo essersi spinti in una reinterpretazione del Rinascimento, peraltro una delle epoche più interessanti per il corpo femminile, perché le donne allora potevano essere di forme abbondanti ed essere realmente femminili, non essere androgine come poi è andato negli anni 70. Quindi via l'anoressia sicuramente. Altra cosa importantissima è che ho notato che questi insegnanti dell'Accademia della Moda hanno lasciato liberi i ragazzi nella creatività, e questo è importantissimo perché soprattutto i giovani devono sentirsi liberi nel poter immaginare con la fantasia e creare, sostenuti dagli insegnanti, cose anche che magari saranno un giorno soltanto dei cimeli di quello che loro hanno fatto da giovani. Appunto, progettualità, creatività, ma soprattutto tanto talento. Sì. Altra cosa importante da dire è che ho notato che queste ragazze campane sono sempre bellissime. Sono contenta che anche la bellezza italiana continua, perché certamente noi ricordiamo con rimpianto proprio una grande di queste terre, la Sophia Loren, e quindi vedo che sono ancora belle, alte ed eleganti queste bellissime modelle. Ma tu sai che il nostro paese, oltre ad essere un voyeurista, è soprattutto esterofilo, no? Sì. Cioè c'è sempre il mito della straniera, insomma, in Italia, no? Sì, purtroppo sì, tutte ste brasiliane, diciamo, ci sono ste ragazze di Pozzuoli o di Napoli, di Mergellina, che sono meravigliose. Però che dobbiamo fare? Siamo abituati al fatto che è più eccentrico una parlata straniera che non una ragazza che purtroppo parla in napoletano e non impara l'italiano. Senti Marta, anche una domanda politica: quanto è importante che le istituzioni siano vicine e supportino e valorizzino appunto il polo dell'artigianato e dell'industria tessile? Beh, io penso che le istituzioni in questo momento si stiano passando tutti una mano sulla coscienza, perché in un momento di crisi incominci a fare i bilanci e i consuntivi di quello che non hai fatto, e quindi sento che le istituzioni iniziano a essere più vicini sicuramente a tutte quelle aziende come questa, per esempio, che è Tobia Carannante, è un personaggio straordinario, un privato che ha insegnato, no, come si fa azienda, turismo, e quindi devo dire anche questa location è meravigliosa. Detto questo, sento per esempio come la Fondazione Campi Flegrei sia in questo momento, insieme alla Camera di Commercio, stiano organizzando, fra poco ci sarà un grandissimo incontro ad ottobre, proprio per rilanciare il territorio soprattutto all'estero. Io faccio parte del progetto in veste artistica come produttrice di una serie di 4 puntate che andrà poi anche su Rai 5, si chiama My Italy, e Mark Costabi, che è un grandissimo artista contemporaneo, erede appunto di Andy Warhol, farà qui una sua performance. Molto bene. Ecco, sei ritornato un po' nei tuoi spazi territoriali interiori, no? Parliamo del piccolo schermo. Tu sei una donna poliedrica, versatile, che ha sempre saputo spaziare anche sul palcoscenico teatrale. Ecco, ricordiamo la Gilles Midognette, che stai portando un po' in giro, un'altra opera delle tue prime che fanno eccellere ulteriormente il tuo tributo artistico. Sì, ho debuttato. Grazie intanto per avermi menzionato lo spettacolo. Ho debuttato al Festival di Todi con un'opera che si chiama La regina degli emigranti, Gilda Mignonette. Chiaramente a Napoli, sai com'è, voglio dire, ci sono delle grandissime che sono interpreti straordinarie dal punto di vista vocale,
della Mignonette, parlo di Consiglia Licciardi, dell'Angela Luce e di tante altre grandissime. Io devo dire, ho dato una chiave soprattutto psicologica, biografica, sugli anni folli, su quella che è stata la storia della Mignonette dal punto di vista interiore in America, la storia di una coppia con Frank Acerno, questo marito che l'ha accompagnata fino alla fine. E niente, sono contenta perché viene presentata dall'ASMEF, Giornate dell'Emigrazione, lo spettacolo si chiama La Regina degli Emigranti e verrà ospite a Napoli la prossima stagione grazie a Lara Sansone al Teatro San Nazaro. E andrò in America, debutto a Brooklyn, alla Brooklyn Academy of Music, che è proprio il luogo dove l'ultimo spettacolo della Mignonette è stato proprio a Brooklyn, in questo posto, per cui devo dire sono abbastanza emozionata. Lo spettacolo fa parte di una serie di iniziative tramite il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dei Beni Culturali per l'anno della cultura italiana in America. E poi una sorpresa sarà al Teatro Augusteo, farò uno spettacolo con una grandissima cantante, Antonella D'Agostino, l'abbiamo conosciuta con Roberto De Simone, dalla Gatta Cenerentola, tanti altri spettacoli divini. E sono onorata di lavorare con lei, e poi vi farò sapere quando sarà, perché vi aspetto, perché il Teatro Augusteo è grande, bisogna aiutare a riempirlo. È il tempio del musical, no? Sì. Come il Sistina a Roma, diciamo. Sì, appunto, e quindi sa, molti giovani, se viene Giorgia ovviamente riempiono l'Augusteo, ma bisogna essere forti e avere la capacità di portare le persone a teatro anche quando si fanno spettacoli artistici. Del resto si dice sempre che la cultura è un diritto della collettività, no? Sì, assolutamente. In questo momento penso che la cultura sia la vera risorsa del territorio italiano, ma soprattutto di questo territorio, perché la Campania è variegata, ha tanto da offrire e bisogna che facciamo arrivare dei danari, facciamo arrivare non soltanto dei danari pubblici, dobbiamo far arrivare gli stranieri qui ad investire. Sono felicissima della notizia che mi avete dato, che la Warner verrà qui presto a girare a Rione Terra, ed io sono orgogliosa di essere napoletana. Vedremo anche un pezzo da 90, Hugh Grant con Spielberg, insomma, no? Che è un vanto un po' per tutta la regione a questo punto. Regione che c'entra anche sul Forum delle Culture, qualcosa si sta muovendo soprattutto nel nostro territorio. Ma Marta, questa tua irrefrenabilità culturale, emotiva, spirituale, interiore ci pervaderà ovunque, sia sul piccolo e grande schermo, ovviamente sul palcoscenico teatrale. Un augurio che ti fai tu nel personale, e se c'è ancora un rimpianto, che ne hai uno lungo la tua longeva carriera artistica? Ma guarda, il rimpianto è stato quello che nel 96 ero andata in America e purtroppo in quel momento non ho saputo cogliere l'occasione di rimanere lì. Però i rimpianti in fondo sono delle cose che non attecchiscono molto, come i sensi di colpa. Sono una persona che guarda sempre avanti, sono abituata a risolvere problemi anche personali della mia vita privata con velocità, e quelli che non posso risolvere me li porto come se fossero delle piccole croci che appartengono alle vite di tutti. L'augurio che ti fai, se c'è ancora uno spazio che vorresti coltivare dentro di te, che oggi ancora non sei riuscita a compensare o a raggiungerlo, a perseguirlo? Vorrei trovare degli spazi di silenzio. Di silenzio, meditazione allora a questo punto. Esattamente, sì, perché proprio per lavorare tanto penso che dobbiamo trovare la forza all'interno di noi stessi, e quindi sì, certamente la meditazione, arte marziale, qualcosa che ci aiuti a trovare all'interno e a ritrovarci per poi offrire e donare agli altri. Infatti, rinnovare e ripartire. La trasmissione I Protagonisti, col tuo stile un saluto a chi ci sta guardando da casa. Signori, siete voi i veri protagonisti, noi siamo delle comparse. Grazie.